Salve a tutti dalla Giurista Online. Oggi per la rubrica del giovedì dedicata ai praticanti avvocato ci occuperemo di una questione che è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense, ossia sappiamo che il praticante per poter svolgere l'attività, diciamo, legata alla pratica forense dovrà iscriversi al registro dei praticanti avvocato. Nei corsi 6 mesi da tale iscrizione, il praticante potrà sostenere un colloquio attraverso il quale potrà ottenere l'abilitazione alla sostituzione del proprio dominus, iscrivendosi così al registro speciale dei praticanti abilitati. Orbene, a questo punto che cosa accade? Accade che è previsto un termine di 6 anni, un termine di 6 anni previsti dal Regio Decreto Legge 1578 del 1933, il quale prevede che decorso il termine di 6 anni dal giorno di iscrizione al registro speciale dei praticanti abilitati alla sostituzione del proprio dominus, il COA di appartenenza possa provvedere alla cancellazione del praticante avvocato da tale registro speciale. Ora, la questione si pone in relazione anche al praticante semplice, ossia, di questi 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti, anche per il praticante semplice che non abbia ancora conseguito nel termine di 6 anni dall'iscrizione l'effettiva abilitazione alla professione forense, anche questo potrà essere cancellato dal COA di appartenenza dal registro dei praticanti? Il Consiglio Nazionale Forense risponde con la sentenza numero 150 del 3 agosto 2020. In risposta ad un ricorso proposto da un praticante abilitato che si era visto cancellare ormai dei corsi i 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti abilitati, si era visto cancellare dal COA di Milano la propria iscrizione, quindi propone ricorso. Il Consiglio Nazionale Forense risponde che il termine di 6 anni previsti dal Regio Decreto sono limitati all'iscrizione del praticante abilitato al registro speciale e questo termine non va applicato anche all'iscrizione per il praticante semplice. Quindi un'eventuale norma regolamentare del COA che prevedesse questo termine di 6 anni quale presupposto per la cancellazione del praticante, a prescindere dal essere un praticante abilitato o meno, dal registro dei praticanti, sarebbe illegittima e quindi andrebbe disapplicata. Quindi il COA ci dice che decorsi 6 anni il praticante abilitato potrà essere effettivamente cancellato dal COA di appartenenza dal registro speciale dei praticanti abilitati alla sostituzione del dominus, ma non dal registro dei praticanti semplici. Quindi il praticante avvocato potrà continuare, se lo vorrà, ad essere iscritto al registro dei praticanti semplici, a prescindere dagli anni necessari per il conseguimento dell'effettiva e piena abilitazione per l'esercizio della professione forense. Spero di esservi stata utile. Troverete nei link la sentenza allegata, così da poterla leggere. Alla prossima, un bacio dalla Giurista Online.